In quel tempo Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Shalom, fratelli e sorelle in Cristo. Voglio riflettere insieme a voi sul fatto che in casi eccezionali il demonio può avere il controllo dei nostri sensi, ce ne può privare. Nella pagina evangelica di oggi c'è un caso di possessione. Nel testo leggiamo che lo spirito era muto. Probabilmente un'interpretazione dell'Evangelista, visto che non è uscito dalla bocca di Gesù. Fatto sta che quell'uomo posseduto non parlava fino a quando non è stato liberato dal demonio. Davanti a questo gesto eclatante per il quale si sarebbe dovuto lodare il Signore potente che libera dal male, alcuni dei presenti iniziano a dire cose brutte su Gesù, fino ad affermare che egli è un emissario di Beelzebul, capo dei demoni. Fratelli e sorelle, si tratta di un'altra azione di Satana. Dopo quella straordinaria dell'uomo indemoniato c'è questa, più ordinaria, facilmente camuffabile, in cui il nemico agisce nelle menti per portare confusione, divisione e ostacoli all'opera di Dio. Siamo prudenti, la prudenza non è mai troppa. Prima di parlare, prima di prendere decisioni, facciamo discernimento, preghiamo, chiediamo a Dio scienza, consiglio, intelletto. Impariamo a riconoscere e a distinguere l'opera di Dio e la tentazione del mondo. Preghiamo. Gesù, attirami a te, fammi entrare nel tuo cuore, immergimi interamente nella tua carità infinita e fa che già su questa terra io sia concittadino del cielo. Fratello dei santi, misticamente unito al Padre, a te che sei Figlio, allo Spirito Santo amore, e a Maria, tua e nostra Madre. Amen.